Il presidente della CAI, Confederazione Agromeccanici Italiani, sottolinea come l'attività dei controterzisti non si interrompa, specialmente in questo periodo di intensa attività agricola. Noi agromeccanici ci siamo. 18.000 aziende presenti su tutto il territorio nazionale sono pronte ad operare. Contribuiamo mediamente al 70% di lavori necessari alla filiera agricola italiana, dalla rattura alla semina, alla raccolta, ai servizi per l'alimentazione zootecnica. Garantiamo con il nostro lavoro prodotti agroalimentari di qualità, con professionalità, macchine moderne e rispettose dell'ambiente. Da oltre 80 anni siamo al servizio del mondo agricolo italiano. Ci siamo e come sempre siamo pronti a lavorare senza guardare il calendario, ma solamente le necessità del settore primario. Soprattutto nelle regioni del nord Italia, come Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto, le regioni oggi sotto pressione per il propagarsi del coronavirus. Abbiamo dato ai nostri operatori, anche se lavoratori singoli, che operano in campo aperto, le istruzioni per lavorare in massima sicurezza, dalla sanificazione del posto di lavoro in caso di cambio dell'operatore a quelle più pratiche nell'uso di guanti e mascherine. Il mio personale pensiero e gratitudine va soprattutto alle aziende agromeccaniche chiamate a operare nelle tre regioni che io vi ho citato, ma anche a tutte quelle presenti sul territorio nazionale che sono pronte a lavorare per garantire produzioni di prodotti italiani di qualità, in sicurezza sia per adesso che per il futuro. Auspico che le pubbliche amministrazioni non impongano impedimenti burocratici per lo svolgimento delle nostre attività, anche a tutela dei notevoli investimenti che le nostre aziende fanno per mantenere l'elevato standard tecnologico. Come sempre, noi agromeccanici ci siamo e siamo a disposizione di questo Paese per la salvaguardia e lo sviluppo della filiera agricola italiana, necessaria oggi più che mai per garantire a tutti voi cittadini cibo di qualità e sicuro. Questa volta la nostra ricetta di AgriChef viene da Ravenna, precisamente dall'agriturismo Palazzo Manzoni. Buongiorno a tutti, eccoci qui dall'azienda agricola Palazzo Manzoni a San Zaccaria di Ravenna e vi facciamo vedere oggi una ricetta e come l'organizziamo. Da quando siamo a casa per via del coronavirus, tutti i giorni noi ci prendiamo la responsabilità di fare questo piccolo lavoretto, di portare l'acqua, il mangime e raccogliere le uova nel pollaio delle galline. Abbiamo circa 100 galline che fanno sulle 50-60 uova al giorno. Oggi è una giornata molto bella, c'è il sole finalmente dopo la pioggia e così in questa maniera, vista la stagione, cominciamo ad andare ad erbe. In particolare abbiamo visto e detto che ultimamente ci sono tantissime bellissime ortiche da andare a raccogliere. Oggi vi proponiamo nel menù un tortello con ripieno di ortiche e con all'esterno burro, salvia e maggiorana. Tutti i miei ragazzi hanno portato a casa le ortiche, adesso cominciamo a lavarle. Come faccio? Vedete? Loro hanno raccolto praticamente tanto la pianta, mentre qui a casa togliamo via solamente le foglie, le mettiamo a bagno per 3, 4, 5 volte con un po' di bicarbonato, in maniera vuol dire che si puliscono molto bene, poi passeremo dopo alla cottura. Bene,
Allora, abbiamo visto, ripeto, che abbiamo lavato per bene le nostre ortiche. A questo punto, latte in bollore, ci mettiamo dentro le nostre erbe. Lasciamo un attimo che si cuocino. Le nostre erbette sono cotte, le prendiamo su, non dovete farle cuocere tanto perché altrimenti perdono sia di colore che di sostanza organolettica e di sapore, e a questo punto le mettiamo subito a raffreddare in una bacinella con acqua fredda, meno ancora se ci avete in casa del ghiaccio. Ora, dopo averle strizzate ben benino, prendiamo una padella, noi in questo caso abbiamo una padella antiaderente, un filo d'olio extravergine di oliva, prendiamo il nostro impasto di erbette, come abbiamo detto, le abbiamo strizzate ben benino, e le passiamo un attimo un po' in padella con un pochettino di sale. Noi usiamo sale fine di cervia. Ora, a questo punto, dopo averle passate un attimo in padella, sono pronte per essere tritate e messe nel nostro impasto di, in questo caso, per noi, ricotta, di nostri amici di Consevice, che hanno una bellissima latteria e fanno, oltre che la ricotta, anche tante tipologie di formaggi, e la mortadella, che è una nostra caratteristica. E ora cominciamo a preparare la sfoglia. Per un chilo di farina normalmente ci mettiamo dalle 10 alle 11 uova secondo la dimensione. Adesso stiamo entrando invece in cucina, come vedete ha già impastato la sfoglia, sta cominciando a tirarla, e queste, voglio dire, intanto sono i primi ravioli che escono fuori. Come vedete, con questo impasto fatto di ricotta, mortadella frullata, perché noi che siamo di Bologna la mortadella chiaramente la mettiamo dappertutto, e le ortiche che abbiamo prima raccolto. Qui c'è l'Anna, la mamma della Larissa, come vedete vi fa vedere invece come vengono alla fine chiusi. Ora, avere pulito bene le nostre erbe aromatiche, prendiamo la salvia e la maggiorana e cominceremo a tritarla finemente con un coltello in ceramica, in modo da renderla spezzettata fine. A questo punto potremmo cominciare a mettere su i nostri tortelli, a farli bollire nell'acqua e dopo andarli a condire con questo rito qui e con del burro fuso. I tortelli sono pronti, cominciamo a saltarli nel nostro burro. A questo punto le erbe aromatiche. Ed ecco qui il nostro piatto pronto per essere mangiato. Una piccola spruzzata di parmigiano reggiano 24 mesi e il piatto è pronto. È buono.